imposto alcune regole o vincoli agli artisti, e li ho veramente invitati a visitare questo luogo, perché è veramente talmente ricco di spunti, quasi fin troppo. Credo è quasi più difficile per gli artisti, no? Reagire a questi spazi quasi che per un curatore, perché sei veramente circondato, assediato da continui stimoli, dove potresti produrre ogni volta, credo, almeno 10-15 opere in Gertz, se ci fosse la possibilità. E quindi ecco, mi interessava più che altro che fossero, l'unica cosa su cui ho insistito, che fossero degli interventi che si inserissero, che non fossero troppo aggressivi. Ecco, volevo che fosse nel complesso una mostra, ecco, non arrogante, che avesse, ecco, lo stesso spirito della persona che ha vissuto quel luogo. E c'è un altro aspetto poi che mi interessa molto e su cui insisto, ed è quello narrativo, il fatto che sono luoghi dove per visitarli ci si prenota, c'è sempre una persona che accompagna i visitatori. In questo caso è veramente unico il fatto che ci sia molto spesso Giovanna, ovvero la figlia di Achille, e anche che la famiglia abita ancora e vive in questo luogo veramente nel quotidiano, ed è una cosa molto, molto bella, e che la arricchisce ancora di più rispetto alla sostanza che ha. E come dicevo, il fatto che la mostra sia sempre raccontata aggiunge un ulteriore elemento sia narrativo che interpretativo, sia al luogo che alla mostra. Ed è un aspetto fondamentale quello di, cioè non volevo in nessun modo troppo alterare anche il modo in cui questo luogo è vissuto sia da chi lo vive, ovvero voi, sia i visitatori, ma che fosse veramente un corpo unico, dove queste opere appunto fungono quasi gli danno una sfumatura appunto diversa. Quindi questa mostra è solo una possibilità di interagire con questo spazio. Ce ne potrebbero essere molte altre, con molti altri artisti, quindi le scelte sono come sempre personali. Uno trova una combinazione con un certo tipo di ingredienti. Personalmente ne sono molto soddisfatto. Poi adesso visiteremo la mostra, che è sempre la cosa migliore, in teoria le conferenze stampa per sempre da rifarle dopo, perché è la parte più bella, appunto, non è qua, ma è di là. E non vi annoio ulteriormente, lascio la parola a chi veramente ha contribuito a farla questa mostra.